le proposte emendative dichiarate inammissibili in commissione. Passiamo all'esame dell'articolo 1 dei relativi emendamenti. Se nessuno chiede di intervenire, invito il relatore e il rappresentante del governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1. Prego il relatore, prego i colleghi di liberare l'emiciclo, i banchi del governo e quelli che sono in procinto di arrivare al banco di sedersi. Prego. Grazie Presidente, i pareri relativi agli emendamenti all'articolo 1 sono tutti contrari. Mi sembra una sintesi assolutamente rapida e virtuosa. Ministro, governo. Relatore di minoranza, chiedo scusa. Grazie Presidente. 1.6 Pini ed altri favorevole. 1.5 Labbate, Benedetti, Bernini ed altri favorevole. 1.8 Pini, Guidesi, Bossi ed altri favorevole. 1.3 Fabrizio Di Stefano, Elvira Savino, Chiuto favorevole. 1.30 Ciraci favorevole. 1.4 Gallinella, Benedetti, Bernini ed altri favorevole. 1.12 Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi ed altri favorevole. In buona sostanza tutti favorevoli. Governo. Parere conforme al relatore, Presidente. Di maggioranza, ovviamente. Di maggioranza. Bene. Per un attimo si era illuso il relatore di minoranza, ma ahimè il governo di solito aderisce. A questo punto, se prendiamo posto, passiamo all'emendamento 1.6 Gianluca Pini, se non vi sono interventi. Onorevole Pini, prego. Grazie Presidente, chiaramente intervengo a nome del mio gruppo e non come relatore di minoranza. Ovviamente. Questo articolo, l'articolo 1, riguarda un tema molto dibattuto che è quello dell'etichettatura degli oli di oliva relativamente alla qualità e alla trasparenza della filiera. Si interviene su una cosa che è un po' un'innovazione, cioè la rilevanza cromatica rispetto allo sfondo delle altre indicazioni e la denominazione di vendita.